Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Battoguard 2.0 e benvenuti in un nuovissimo video. Io vi ricordo ovviamente per chi in ogni video, per chi ancora non l'avesse fatto, di iscrivervi al mio canale e di lasciare almeno qualche like. Ora, io questo video lo volevo dedicare un po' a Margherita. Ha ragione, insomma, a dire che dovrei essere messo sotto, cioè che dovrei essere, insomma, ammazzato. Secondo me non l'ha detto per scherzo, ma però in fondo c'ha ragione, perché io non sono niente rispetto a lei. Lei è la migliore ragazza che si possa avere al mondo. Io non sono niente. Lei, sì, è arrabbiata per quel discorso ancora di YouTube. Ho cercato di scusarmi. E lo faccio ancora anche adesso. Perché mi sono accorto che prendere in giro le persone, come dice lo Franco, volevo dire Barbagianni, mi scappano sempre sti nomi. Barbagianni, insomma, di non sputtanare le persone su YouTube. E quindi mi rendo conto di aver sbagliato molto, sia con lei che con i suoi compagni e la sua comitiva. E anche se lei mi odia, io non cesserò mai di amarla. Anche se tipo lei non mi vuole, se lei mi odia, se lei non prova qualcosa ancora per me, io l'amo lo stesso. Io non mi arrendo a queste cose. Perché con l'odio si risponde con amore, non con l'odio. E soprattutto, se tutto si dovrebbe risolvere nell'arco di quest'anno, spero di sì, sarebbe bello gridare: tutto è compiuto. Ma con una gioia di quella mondiale. Tutto è stato fatto, tutto si è compiuto. Non come il Signore gridò quando morì sulla croce per dire che ha compiuto la missione per risorgere, e poi doveva risorgere il terzo giorno. Ma con una grande gioia che più felice, insomma, del giorno che c'è stata la dichiarazione. Per ora c'è questa attesa che ovviamente non è a vento. Però attesa significa attendere qualcosa che avverrà molto, può essere tardi o a breve. Le cose, insomma, non avvengono brevemente, le cose avvengono quando meno te l'aspetti. Quindi io, quando meno te l'aspetti, quando meno me l'aspetto, ovviamente, o potrò essere ammazzato,
oppure quello che mi merito io, oppure di essere praticamente, tra virgolette, accettato, cosa che sarà difficile, però se devo essere ammazzato, eccomi qua. Questo è alto. Comunque, io racconto in breve la mia esperienza. Che quando l'ho conosciuta quei 4 mesi, a me io cominciavo a venirmi dentro il cuore quella cosa di chiederle per la dichiarazione, perché io già l'amavo da quei giorni che l'ho conosciuta, quei 4 mesi, prima che poi tutto succedesse, quando ho sbagliato con Manuel, per il fatto quando ha detto di non intromettersi nei miei discorsi con lei, con Margherita. E quindi già l'amavo da quei 4 mesi, solo che avevo paura a dirle ciò che provavo, perché ovviamente non sapevo la reazione che avrebbe fatto a queste mie frasi, se avrebbe accettato oppure meno. Forse se non combinavo tutto quello che ho combinato, e mi sarei dichiarato così semplicemente, almeno suo padre lo saprebbe fino adesso, e tutto era ok. In estate ci potevo anche uscire e di fare di tutto. E non è stato possibile per causa mia, di quello che ho combinato ad aprile con il mio carissimo collega youtuber che saluto in questo video. E poi aggiungo anche un'altra cosa. A tutti quelli che mi seguono su questo canale, forse non crederanno a quello che dico, ma quello che adesso sto dicendo è questo. Margherita, ti amo. Forse nessuno ci crederà, però l'amo veramente. Anche se c'è odio in lei, se mi rifiuta, io l'amo veramente. Posso essere, ripeto, ripetitivo, sempre a dire le stesse cose, ossessivo, però è la verità. Quello che dico a tutti quelli che mi seguono in questo canale. Detto questo, mi saluto e do una buona serata a tutti. Spero che il mio messaggio di amore che voglio lanciare a lei possa arrivare molto, e che possa almeno farle capire che io provo sempre qualcosa per lei e che l'amo con tutto il mio cuore. Ciao a tutti.